Arriva la quarta giornata, il primo mezzo passo falso del Biceglie nel campionato di eccellenza. Il collettivo di Franco 5 non va oltre uno scialbo 0-0 contro l'organizzato Foggia Incedit, che conferma la buona impressione mostrata contro il Manfredonia. Al Gustavo Ventura va di scena una brutta copia del Biceglie rispetto a quello visto negli scorsi 270 minuti, frenetico e confusionario, probabilmente stanco per le fatiche di Coppa. 5 deve fare a meno dello squalificato Rodriguez e dell'influenzato Barletta, ma recupera per la panchina De Vivo. Esordio dunque dal primo minuto in campionato per l'ultimo arrivato Mastropietro accanto a Dirito ed Argeno in attacco. Foggia Incedit privo del suo allenatore Enrico La Salandra per squalifica. A guidare la squadra il vice Michele Schiavone. 4-4-2 per i foggiani con il temibile Sani punto di riferimento sul fronte offensivo. È proprio il bomber ganese a rompere il ghiaccio all'11esimo, ma la sua sforbiciata non desta particolari problemi a Tarolli. Biceglie imbrigliato e sorpreso dall'atteggiamento spavaldo degli ospiti. Al 24esimo Bonicelli raccoglie l'ottimo suggerimento di Di Piero, ma spada alle stelle. Al tramonto di frazione, colossale palla gol per i nerazzurri. Azione confusa in area foggiana, Mastropietro di prima intenzione calcia al volo, centrando la traversa a caparro battuto. 5 non soddisfatto della produzione offensiva dei suoi. All'intervallo fuori Polillo e Mastropietro, dentro De Vivo e Salghero con conseguente passaggio al 4-2-4. Nonostante il nuovo assetto stellato, è ancora il Foggia Incedit a farsi preferire sul piano della pericolosità. Poco dopo l'ora di gioco, Tarolli è bravo e fortunato sulla conclusione ravvicinata di Ferrentino prima che la difesa salvi sulla linea. 5 perde per infortunio la caviglia Fanelli, dentro Pissinis al suo posto. Non svanisce però l'offensiva ospite, ancora Ferentino ci prova da fuori, Tarolli questa volta sicuro nel respingere con i pugni. Biceglie mai convinto nei pressi dell'area avversaria, l'unica occasione propizia è un cross di Dirito con Palumbo bravo ad immolarsi ed anticipare Salghero pronto a ribadire in rete. Un pari a reti bianche che serve a poco al Biceglie, ora distante due lunghezze dalla capolista Manfredonia, ma con una difesa ancora imbattuta dopo 4 giornate. Secondo punto conquistato dal Foggia Incedit, che si dimostra squadra vera a dispetto di una classifica ancora deficitaria. Nel prossimo turno il Biceglie farà visita all'Ortanova, foggiani impegnati in casa contro il San Severo.